Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di tutte le scoperte in ambito alimentare che io ho fatto nell'ultimo periodo. Vi farò vedere dei prodotti che vedevo sugli scaffali del supermercato e che non compravo mai, pur essendone attratta. Ma in questo periodo mi sono decisa a comprare delle cose nuove, a provarle. E quindi volevo parlarvene qui sul canale perché ho fatto delle scoperte interessanti. Pur non trattandosi di prodotti nuovi, trattandosi quindi di prodotti che esistono sul mercato da tempo, per me si sono rivelati una grande novità. E quindi ho pensato, magari come me ci sono altre persone che vedono sugli scaffali dei prodotti che poi non comprano e quindi potrei aiutarli a scoprire qualcosa di nuovo. Quindi condivido con voi queste mie scoperte food del periodo. Parto subito con un prodotto salato, perché c'è sia dolce che salato in questo video, che si accompagna benissimo sulla tavola, ossia i grissini. Questi sono grissini integrali al sesamo della marca Tesori e sono stirati a mano. Scusate se la confezione è rotta, ma quando li ho aperti, purtroppo mi si è aperta anche la confezione così. Comunque, questi sono molto rustici, nel senso che vi devono piacere i grissini un po' ruvidi perché sono proprio tanto integrali, si sente tanto il gusto del sesamo, però a me sono piaciuti tantissimo e sono stati una grande scoperta, quindi accompagnano le mie cene e i miei pranzi. Devo dire che sicuramente li ricomprerò. Li ho trovati in particolare al supermercato Di Più, non vi so dire se ce l'hanno anche in altri supermercati, ma se andate al Di Più li trovate. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo e che ho preso alla Coop invece è l'arrosto di fettine di lonza. Eccolo qui, la marca è Le Buone Terre Prosus, eccolo qua. Queste sono delle fettine di lonza da cuocere aromatizzate al rosmarino. Sono molto sottili, sono 5 fette. Però è proprio, diciamo che lo spessore è quello di un arrosto, quindi sono fettine sottili. Io queste le ho viste l'altra volta alla Coop e ho pensato di provarle perché volevo l'arrosto, però anziché prendere il classico arrosto ho pensato di provare queste qua e devo dire che mi sono piaciute tantissimo, quindi le ho ricomprate già 3 volte perché questa è già la terza confezione che compro. Io aggiungo un pochino di bacche di ginepro, un po' di vino bianco e viene fuori veramente una cosa squisita. Queste io ve le consiglio. Poi, qual è il prodotto alimentare che sta meglio in assoluto con l'arrosto? Le patate. Quindi io vi faccio vedere questo della marca Ero, è rosti di patate. Praticamente questo è un preparato, una busta che viene messa in padella e fatta cuocere finché non assume, diciamo, la doratura. Questa almeno è l'istruzione che c'è sulla scatola, però io ho deciso di farle al forno, quindi io il contenuto della busta l'ho messo direttamente in un tegame e l'ho messo nel forno. Quindi sono venute fuori delle patate croccanti al forno, però sono tagliate in modo molto sottile, quindi è una specie di polpettone di patate, non saprei neanche spiegarvelo. Vi faccio vedere la foto che c'è dietro sperando che vediate qualcosa. Alla fine sono, diciamo, dei fili sottili di patate e viene fuori una cosa veramente squisita perché sono molto croccanti, c'è la doratura sopra e si accompagnano benissimo a piatti come ad esempio un arrosto o anche il pollo. Quindi questa è una cosa che devo dire mi è piaciuta tantissimo. La vedevo da anni, veramente da anni, e non la prendevo mai. Anche questo l'ho preso al Di Più, al supermercato Di Più. E devo dire che mi è piaciuta veramente molto, è piaciuta anche al mio compagno, quindi assolutamente promosso. Poi un altro prodotto, sempre salato, che mi è piaciuto molto e che esiste da anni, sono le fette di pane croccante ai multicereali di IKEA. Queste le ho prese da IKEA. Queste devo dire che io le ho sempre viste, ma non le avevo mai comprate. Poi mi sono decisa perché è un periodo che le fette biscottate classiche a colazione non mi vanno più e quindi cercavo qualcosa per sostituirle.
e ho pensato di prendere delle fette di pane croccante. Queste a me piacciono tantissimo perché sono sottili, ci sono sopra tutti i cereali e al mattino con un velo di marmellata sono veramente squisite. Quindi se vi piace il pane croccante, se vi piacciono comunque le cose multicereali, vi consiglio di provarle perché sono veramente buone, soprattutto se le destinate a qualcosa come la colazione o comunque anche la cena, il pranzo, perché poi se vi piace la cosa, diciamo, croccante va benissimo. Io le mangio a colazione, ma penso che vadano bene in qualsiasi momento della giornata. Ma devo dire che con la marmellata sopra ho proprio trovato il matrimonio perfetto e veramente ve le consiglio, mi piacciono molto queste. A proposito di marmellata, ho scoperto ultimamente questa marmellata della Santa Rosa, super frutta del benessere. Ne ho due confezioni. Questa l'ho finita, ve la faccio vedere così, ma il barattolo è vuoto. Questa l'ho comprata invece da poco ed è in una versione diversa. Questa è ai frutti rossi. Quindi qui troviamo mirtilli rossi, lamponi, melograno, ribes e acerola. Eccola qua. E poi questa invece c'è aronia, more di gelso, mirtilli selvatici e acerola. Eccola qua. Queste devo dire che mi piacciono moltissimo. Sono delle marmellate in cui si sente davvero il gusto della frutta e meno il gusto dello zucchero. Quindi devo dire che mi piacciono. Inoltre sono arricchite con vitamina C che non guasta mai. E devo dire che io ve le consiglio, soprattutto poi a colazione con quelle fette di prima, io sono strafelice. È una marca inoltre Santa Rosa che a me piace, quindi poi dipende un po' dai gusti personali, però la marca Santa Rosa mi è sempre piaciuta, mi sono sempre trovata bene. E quando ho visto queste due, ho pensato di provare a cambiare un po', perché io prendevo sempre quelle monofrutta, diciamo, la prendevo magari alle prugne, la prendevo alla ciliegia, alla fragola, invece con tutti quei frutti lì, insomma, mi ha attratta e ho deciso di provarla. Un'altra cosa dalla quale sono rimasta molto attratta sono questi fusilli con farina di piselli verdi. Io ho preso i fusilli perché era l'unico formato disponibile, però può darsi che in altri supermercati abbiano altri formati. Io questi li ho presi al di più, come avete capito, vado spesso al di più, va bene. Dunque, questi sono veramente buoni. Io ho voluto provarli perché ne sentivo parlare della pasta alle lenticchie rosse, sentivo parlare della pasta ai piselli verdi, della pasta ai ceci e quindi, insomma, ero attratta da queste cose. Ho provato questi e devo dire che mi sono piaciuti veramente moltissimo. E per condire questa pasta ho utilizzato il gran ragù star con polpette. Qui voglio fare una premessa. Io di solito non prendo sughi già pronti, nel senso che sono una persona che lavorando da casa ha il tempo per cucinare un sacco di roba, quindi io il ragù lo faccio fresco, prendo la carne fresca, il pomodoro fresco e faccio il ragù. Però ogni tanto, quando sono proprio di fretta o quando magari sono stanca e non ne ho voglia perché succede, tengo in casa dei sughi già pronti perché in emergenza sono sempre utili. E in questo caso, questo qua che ha le polpette mi è sembrato perfetto per condire quei piselli perché ha tutte le polpettine dentro. E io ve lo segnalo proprio perché con queste polpettine, unito magari a una pasta particolare, secondo me è buono. Poi io credo che su queste tipologie di sugo ci siano tante scuole di pensiero diverse. C'è chi li ama, c'è chi li odia, c'è chi è indifferente. Io, per quanto mi riguarda, sono una persona che più o meno mangia di tutto, non sono troppo puntigliosa, troppo minuziosa, non mi interessa più di tanto se una cosa è già pronta o meno, nel senso che nel quotidiano mi interessa mangiare sano, ma se una volta ogni tanto mangio un sugo già pronto, penso che non morirò, quindi va bene lo stesso. E quindi io sono abbastanza elastica, diciamo. E questo io ve lo consiglio se volete un sugo già pronto. Questo ha le polpettine dentro che secondo me si sposano bene con la pasta. Adesso però passiamo alle cose dolci, quindi alle golosità.
Ho preso nel supermercato Conad due tipologie di cose che mi piacciono in generale, ma in questo caso mi sono piaciute ancora di più perché hanno delle particolarità, diciamo. Ho preso delle tipologie di biscotti che volevo provare, che ho trovato al supermercato Conad. Due li ho già finiti, infatti vedete la confezione appiattita, invece un altro tipo l'ho aperto da poco e ce ne sono ancora. Questi sono i biscotti della marca Golosì, cremosi, della linea Cremosi, con i pezzetti di mela. Questi diciamo che un po' li conoscevo di altre marche, perché avevo già mangiato biscotti con la crema di mela o con i pezzetti di mela dentro, volevo provare quelli di questa marca e mi sono piaciuti, devo dire che li ho trovati buonissimi. Poi ho preso questi alla crema di limone. E devo dire che sono molto delicati, molto leggeri, quindi potete mangiarli tranquillamente anche magari dopo cena, se volete togliervi giusto quella voglia di dolce con un biscottino alla crema di limone. E devo dire che sono buoni. E poi ho preso questi che sono alla crema di latte macchiato. Eccoli qua. Questi sono i miei preferiti, sono quelli che mi piacciono di più. E sono anche carini a vedersi perché sono di due colori. Vedete che hanno delle striature al caffè fuori. Quindi sono anche carini, magari da portare anche a una cena tra amici. Se magari siete invitati e volete portare una cosa easy, senza andare a prendere torte di pasticceria o cose particolari, questi biscotti qua, che sono anche carini a vedersi, possono essere secondo me un'idea. E insomma, a me sono piaciuti. Poi ho preso un'altra cosa, però devo fare una premessa. La cosa che vi sto per far vedere è una tipologia di dolce, chiamiamolo così, che a me piace tantissimo da sempre, ossia i confetti. I confetti sono delle cose dolci, ma non so neanche io se classificarle nei dolci, perché quando pensiamo ai dolci pensiamo alle torte, alle creme, ai gelati, non ci vengono in mente i confetti. Però sono comunque dolci perché hanno un sacco di zucchero i confetti. A me piacciono tantissimo, però io di solito mangiavo quelli tradizionali, tanto per capirci quelli da matrimonio o da comunione, quindi quelli con la mandorla dentro, che sono un pochino appiattiti come forma, oppure quelli col cioccolato, che però mi piacciono meno di quelli con la mandorla. E io ogni tanto sono talmente appassionata di confetti che ogni tanto vado in pasticceria e mi compro un sacchettino di confetti. Non lo faccio sempre, lo faccio qualche volta, però siccome mi piacciono, ogni tanto io vado a comprarmeli e magari dopo cena o dopo pranzo, qualche volta, non certo tutti i giorni, però magari qualche volta il confettino secondo me ci sta bene e quindi mi tolgo questa voglia magari di confetto. Quando sono arrivata da Conad, ho trovato dei confetti, diciamo un po' diversi da quelli classici, perché questi hanno il cioccolato bianco e poi all'interno una crema con varie tipologie di gusto. Io ne ho preso solo due, ma vi confesso che l'avrei presi tutti, però mi sono limitata. La marca è Snob Confetti, vi faccio vedere tutte e due, questa Snob Confetti. Questi sono al cappuccino, quindi questi hanno il cioccolato bianco e la crema di cappuccino dentro. E questi invece sono al cocco. Sono tutti e due squisiti. Vi faccio vedere come sono. Li ho messi in un barattolino, li ho trasferiti qua. Vedete che sono leggermente più rotondi, leggermente più tozzi rispetto al confetto classico che è più piatto. Quindi sono abbastanza, insomma, diciamo che ce n'è ripieno. Non è una cosa con poco ripieno, c'è abbastanza ripieno. E sono veramente buonissimi. Vedete che ce ne sono ancora tanti perché comunque non li mangio in continuazione ogni tanto. E devo dire che se vi piacciono i confetti, io ve li consiglio. Ci sono tanti gusti diversi: c'è la fragola, c'è il limone, ci sono i frutti di bosco, c'è il pistacchio. Quindi veramente ce ne sono tantissime tipologie.
Come vi dicevo, li avrei presi tutti, ma non si può comprare sempre tutto, quindi mi sono limitata a scegliere quelli che preferivo e stop. Però quando poi li finirò, magari vado a prendermi un altro gusto, perché magari poi piano piano nel tempo li assaggio un po' tutti. E poi l'ultima scoperta del periodo è questa barretta ai cereali con mandorle e goji. Questa qui l'avete vista nel mio video Svuota la spesa di frutta e verdura, quindi quello che ho chiamato Svuota la spesa vegetariana o una cosa del genere, avevo un titolo del genere, in cui ho comprato solo frutta e verdura. Avevo preso anche questa barretta per provarla e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Ne avevo preso tre tipi e questa è quella che mi è piaciuta di più. Quindi sicuramente questa la ricomprerò perché viene bene magari quando si è in viaggio o quando comunque si hanno quelle situazioni in cui ci vuole uno snack molto veloce, giusto per togliersi magari un po' la fame. E devo dire che quella mi è veramente piaciuta. Bene, queste sono le mie scoperte food del periodo. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa di questi prodotti che voi comprate abitualmente, che magari vi attira, se anche voi magari non l'avete mai comprato. Insomma, fatemi un po' sapere com'è la vostra opinione in merito e se vi piace qualcosa delle cose che ho mostrato. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.